sembra stupido, sembrava banale, però in realtà tendo a lasciare i sentimenti da un'altra parte, perché già la canzone è difficile da vivere, non tanto da interpretare. Quindi ogni volta che la faccio sono talmente coinvolto che non posso farla, provarla se non al massimo. Quindi devo cercare di trovare la maniera di provarla abbastanza, ma non troppo, perché mi distrugge. Qui sono talmente preso da questa giostra che devo stare fuori dalla giostra, ma allo stesso tempo la giostra non mi deve influenzare. Ormai sono grande, capito? Cioè, ho 50 anni, quindi ho imparato a gestirmi. So cosa sbaglio quando sbaglio, cerco di evitarlo. Questa canzone ha 10 anni. Io l'ho buttata giù di istinto, infatti era molto Bob Dylaniana, la melodia tende a esserlo ancora. Poi l'armonia abbiamo lavorato anche con Melozzi, e sul testo. Ci ho lavorato ancora, si intitolava Ciao papà, poi Addio papà, adesso si intitola Quando ti manca il fianco, perché in realtà è esistenzialista. Io parlo prima da padre e poi da figlio, ma poi dopo parlo semplicemente da qualcuno che dà una soluzione al momento in cui uno si rende conto, prende coscienza che la vita ti fa mancare il fiato. Di solito succede, a me è successo che ero piccolino. Mi ricordo che chiesi a mio padre, appunto, mio padre mi disse che che bisogna morire. Ogni persona, quasi tutti, prima o poi si devono rendere conto, non tanto che devono morire, ma che la vita ha. Ti toglie il fiato. E quando ti capita, in realtà questo è un modo di reagire. La canzone tende ad essere un po' come un mantra, no? Sto andando a Sanremo. Non me ne fregava niente di andarci, però ci vado. Quindi se ci vado, il motivo c'è. E il motivo voi sapete che se scrivo una canzone c'è un motivo.